Ok, siamo live, siamo online, però aspettiamo qualche visualizzazione, qualcuno che arriva. Quattro persone. Siamo simultaneamente online su Facebook e su YouTube. Facebook nella nostra pagina SSP Info e YouTube nella pagina SSP Information Service. Tutti quelli che ci seguono potete accompagnare, fare delle domande, inviare i vostri saluti ai nostri invitati. Siamo già 25-27 persone online. La nostra tematica di oggi è la giornata delle comunicazioni che sarà celebrata nella prossima domenica, Ascensione, tradizionalmente a questa data, e tradizionalmente il Papa ci regala un bel messaggio. Così oggi abbiamo tre invitati per raccontare qualche storia e anche commentare questo messaggio. Così, benvenuto dal più lontano, no? José Miguel Villaverde. È peruviano, però ha vissuto in Argentina, così conosce bene il Papa di questo periodo e adesso è nella nostra comunità di Paraguay. Benvenuto, José Miguel. Muchas gracias, tante grazie. Muy contento de esta invitación. Y como es propio de nuestras tierras del fin del mundo, como dice el Papa, con el mate, que es signo de encuentro, signo de historias también, narración de historias. Así que muchas gracias. Seguendo la tradizione, l'audio sta un Siguiente. po', a volte c'è un po' di eco, ma cerchiamo José Miguel che parlerà in spagnolo come l'altra settimana, no? Però lentamente così possiamo seguirlo. Así es. Giuseppe Lacerenza, anche il nostro junior italiano. In attesa della professione perpetua, no? Era già programmata, ha Sì. dovuto po posticipare un po' per tutta questa situazione. E, anche sta seguendo come rappresentante della Società San Paolo tutta l'attività del Festival della Comunicazione, la settimana della comunicazione, no? Benvenuto, Giuseppe. Grazie, buonasera a tutti. E Sor Paola, figlia di San Paolo. Sicuramente molti la conoscono, dopo può anche presentarsi, c'è una lunga storia. Suor Paolo diceva che non è esperta in comunicazione, ma è una curiosa della comunicazione e questo è molto importante, no? Questo è buono, positivo, perché è una persona che piace la comunicazione e per questo abbiamo invitato anche Suor Paola è della commissione del Festival della Comunicazione, così Della c'è anche settimana questa della esperienza. comunicazione. Bene, benvenuti a tutti. Grazie. Vediamo, già ci sono 30 persone online, qui alcuni già ci salutano. Boguslav Zeman, ricordando che gli incontri paolini sono un'iniziativa della famiglia Paolina e collegato al Centro di Spiritualità Paolina. Don Bogus è il direttore del centro, già ci saluta. C'è anche Maria Antonietta. Auguri, grazie per questa iniziativa. Claudio Castaldi, un cooperatore paolino. Le Annunziatine, Marcello Hector, dell'Argentina, magari conosce José Miguel. Sora Aurelia, di Ariccia, di Albano. Così, grazie a tutti. Partiamo alla nostra tematica di oggi, che è la giornata della comunicazione, no? La vita si fa storia. Ricordando che la giornata di comunicazione è una richiesta del Concilio Vaticano II, è stato voluto da tutti i vescovi radunati a Roma nel documento Intermirifica approvato in 1963, al suo numero 18 chiedeva: al fine poi di rendere più efficace il multiforme apostolato della Chiesa con l'impegno degli strumenti di comunicazione sociale, ogni anno in tutte le diocesi del mondo, a giudizio dei vescovi, venga celebrata una giornata nella quale i fedeli siano istruiti sui loro doveri in questo settore della comunicazione.
invitati a speciale preghiera per questo scopo e a contribuirvi con le loro offerte. Queste saranno debitamente destinate a sostenere le iniziative e le opere promosse dalla Chiesa. Così già da, è stato chiesto il 63, la prima giornata è stata celebrata nel 1967 e già nel, nella prima giornata abbiamo un messaggio di Papa Paolo VI al momento, no? Siamo già 54esima giornata della comunicazione, così c'è una lunga tradizione, diverse tematiche. Paolo VI ha celebrato 12 giornate, Giovanni Paolo II a lungo 27 giornate, Benedetto XVI 8 e adesso siamo già alla settima giornata, il settimo messaggio di Papa Francesco, il messaggio che ci parla la vita si fa storia. Però prima di entrare un po' in questa tematica di questo anno, no? La vita si fa storia o il raccontare la memoria, cerchiamo di capire un po' magari lo stile comunicativo di Papa Francesco, che ha prodotto una rivoluzione, no? Se ricordiamo la storia dei messaggi, vediamo un po' un'evoluzione, e ogni Papa c'era un po' il suo stile. E per cominciare magari andiamo al Perù, al Paraguay, con José Miguel, perché José Miguel ha vissuto qualche anno a Buenos Aires e sicuramente ci può dire qualcosa di come è questo stile comunicativo di Bergoglio prima di essere Papa, no? È lo stesso che lui adesso, è così vicino, è così spontaneo, è così gioioso, come era Bergoglio in Buenos Aires come vescovo e come cardinale? José Miguel. Sí, pienso que en muchas cosas el cardenal Bergoglio y Papa Francisco no son distintas personas. Hay una secuencia, si bien como Papa ha tenido que intensificar todo aquello que él ya había vivido en Buenos Aires. ¿A qué me refiero? A la cercanía con la gente, la cercanía con el clero, la cercanía también a través de sus prédicas. Todo lo que es el Papa Francisco hoy lo era ya, aunque no en toda su dimensión, el cardenal Bergoglio. Y esto da cuenta todas las personas que han convivido con él y que han sabido tener con él relación, vínculos de amistad, vínculos eclesiales, etc. En primer lugar, la cercanía que él tenía con su clero, esa cercanía que hacía capaz de que él tenía un teléfono particular para todo aquel sacerdote, todo aquel que necesite propiamente tener línea directa con él, pudiese contactarse a través de un teléfono especial. Y cuando él contestaba, Padre Jorge contesta, siendo cardenal, ¿no? No monseñor, no señor cardenal, Padre Jorge. Esa cercanía también es posible verla a través de las villas que él recorrió. Las villas, que son los lugares donde abunda la pobreza, donde abunda también muchos de los males de la ciudad a los que a veces queremos darle espalda, pero que sin embargo él supo meterse y supo hablarle a la gente sencilla. En su estilo comunicativo, el cardenal Bergoglio fue siempre profético a la hora de presentar todas las demandas sociales que tenían en Buenos Aires y en toda la Argentina, en muchas partes de nuestra América Latina. Es icónico verlo predicar en una misa en la Plaza Constitución, que es una de las plazas más concurridas diariamente en la ciudad de Buenos Aires, denunciando la trata de personas, denunciando el maltrato y denunciando sobre todo los sistemas de corrupción. Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, no fue ajeno en su mensaje evangélico a todas las cuestiones sociales que atañen al ser humano. En su arquidiócesis, también el tema de la migración. Por eso que entre Bergoglio o el Papa Francisco y Paraguay también hay un nexo muy lindo,
porque él atendió a los migrantes paraguayos que van a trabajar a la Argentina, que se encuentran muchas veces en situaciones precarias, en situaciones de pobreza, y él supo darles la mano, porque en esto la Arquidiócesis de Buenos Aires tiene un trabajo muy lindo, ya bastante elaborado, con los migrantes de diversos países emergentes, ¿no? Sí. Perú, Paraguay, Bolivia. Otra de las cosas, otra de las experiencias que puedo contar es una que me hicieron llegar dos. Una, que en una fiesta de Corpus Christi, que en Buenos Aires se hacen unas marchas juveniles, él denuncia la corrupción y denuncia también la muerte de un grupo de jóvenes en un lugar llamado Cromañón. Si no me equivoco, era un lugar de fiesta, una discoteca, le decimos los peruanos. Y durante ese momento habían ocurrido muertes y esas muertes no estaban siendo investigadas. Y entonces él hace voz de los que son sin voz para denunciar este hecho en plena homilía de solemnidad de Corpus Christi. Y por otro de los estilos comunicativos que quizá tienen que ver mucho con nosotros, era su afición o el cariño que tiene por regalar libros a la gente, ¿no? Me contaban que, por ejemplo, iban grupos juveniles que quedaban con él, etcétera, y él regalaba algún libro, así como regalaba libros a su clero para las misas crismales, y como lo ha venido haciendo también en el Vaticano. Dentro de algunas de las cosas que puedo contar che ho ascoltato di altri. Molto bene, grazie. Dopo entriamo più in qualche azione concreta anche che state facendo, no? È interessante questo, che è una caratteristica molto forte, questa prossimità, no? Questa vicinanza che Papa Francesco c'è della gente, no? Infatti nei suoi messaggi vediamo un tocco personale, no? Lui parla molto dei soggetti. Dice, non una comunicazione degli aggettivi, ma una comunicazione dei soggetti, no? Perché non mette l'istrumento, la tecnica, però al primo posto viene la persona. Questo magari è un passaggio già che si fa. Giovanni Paolo II parlava tantissimo degli strumenti, perché era il momento dei grandi strumenti di massa, no? Il mass media, la TV, la radio, il cinema. Con Benedetto XVI magari già ci sono questo passaggio al digitale, c'è molto questa nuova agora digitale, le reti sociali. Francesco, c'è molto questa dimensione personale, relazionale della comunicazione, dimensione interpersonale, e questo concetto di prossimità è molto forte. Magari, Suor Paola, lo so che ha intervistato anche Massimiliano Padula, che ha scritto un libro da poco, che parla esattamente su questo concetto di prossimità di Papa Francesco, no? Però questo è uno degli esempi, no? Suor Paola, questo stile comunicativo di Papa Francesco, si vede un po' questo cambio in relazione a Giovanni Paolo II, a Benedetto? Allora, proprio Massimiliano Padura suggerisce di considerare due percorsi nella comunicazione di Papa Francesco. Uno relativo all'uomo, Papa Francesco, alla sua capacità comunicativa personale, alla prosemica, alla gestualità, alle parole, al linguaggio. E il secondo percorso, il percorso di magistero, cioè cosa Papa Francesco ha scritto a proposito della comunicazione, e qui abbiamo veramente tantissimo materiale. Lo stile comunicativo di Papa Francesco però non può prescindere dalla sua idea del mondo, e infatti è perché ha molto presente la realtà mondiale, la realtà sociale, la realtà, tutta la realtà, che dice no all'individualismo, che dice sì alla comunicazione che, grazie all'incontro con Dio, ci conduce a essere pienamente umani. Su questo lui fa leva, e poi ne derivano appunto il Vangelo della gioia, l'apertura a Dio e agli altri, la cultura dell'incontro,
la socialità, le relazioni, la condivisione, l'inclusione e la prossimità, sì, quello di farsi vicini attraverso tutti i contesti, compresi i territori mediali. Questo di prossimità è il filo rosso che lega proprio, se andiamo a vedere, tutti e sei i messaggi che Papa Francesco ha fatto per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni. Ecco, comunicazione per lui è farsi vicino all'altro, è attenzione alla persona, è rispetto, è proprio questa vicinanza, lo ripete sotto molti aspetti e in molti messaggi e in molta parte del suo magistero. No, dicevo, all'individualismo, no a una coscienza isolata, no all'autoreferenzialità, e ritorna come un ritornello, ecco, questo aspetto di una comunicazione che si fa umana perché prossima all'altro, credo. Sì, questo è un segno molto significativo, penso, no? Che normalmente pensiamo nella comunicazione sociale, comunicazione strumentale, questo, i grandi mezzi, no? Che era un po' quello che siamo stati abituati un po' con i papi precedenti, però la insistenza di Papa Francesco in questa comunicazione umana è molto interessante e profonda, e come Sor Paola ricordava, praticamente tutti i suoi 7 messaggi vanno un po' in questa direzione, no? Una relazione, creare rapporti, creare relazione. Anche quando lui ha parlato delle reti sociali, solo come un aggancio per dopo essere un punto di partenza per rafforzare le comunità umane, le comunità presenziali, possiamo dire, no? Questo quello che hai già detto tu, Darley, ho ritrovato una espressione che Papa Francesco ha scritto nel messaggio della 50ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni, che non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell'uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione. Perciò possiamo dire che la comunicazione per Papa Francesco è una cosa di cuore e nient'altro, ecco. Esatto, è profondo. Giuseppe, come anche questo aspetto, no, di una comunicazione un po' anche diversa, tu probabilmente vissuto anche Giovanni Paolo II, Benedetto, ma come vedi questa prossimità e questo messaggio di Papa Francesco, specialmente come lui si comunica con la gioventù, con i giovani? Il suo stile comunicativo arriva, come diceva Sor Paolo, arriva al cuore direttamente, anche ai giovani. Come vedi questo stile, questo modo di comunicare di Papa Francesco, che dopo anche comunica tantissimo attraverso i gesti, no? Non solo in parole. Sì. Giuseppe. Allora, sì. Mi viene in mente un'immagine, che è quella di Papa Francesco appena eletto, che si affaccia alla loggia della Basilica di San Pietro, quando inizia con il dire buonasera. Un po', come dire, ha stupito un po' tutti. E sicuramente quello è stato un modo per entrare nelle case della gente, come un amico, uno di famiglia, che quindi desidera entrare nella quotidianità, ma legata anche alla modalità, no, attuale della comunicazione rispetto a quella che era un tempo, no? Sappiamo bene che la comunicazione è passata e ha avuto una trasformazione, si è passati insomma da una comunicazione dove c'era uno che dava informazione alle masse a una informazione o comunque una comunicazione in rete. E secondo me Papa Francesco ha, come dire, trasformato anche la modalità di l'approccio anche di un papa nei confronti dei fedeli, sempre in quella serata, nella prima sera, dopo la sua elezione, quando non ha, prima di fare lui la benedizione al popolo, ha chiesto la benedizione del popolo, ossia è proprio in quel momento che ha creato rete.
non è il Papa che benedice il popolo e poi il popolo torna a casa. No, lui ha chiesto prima la benedizione del popolo e in quel modo lui si è inserito all'interno di quella rete come un nodo tra i tanti nodi che sono ovviamente i fedeli, i figli di Dio. Quindi credo che sia stato proprio quello, no? L'elemento anche rivoluzionario, se vogliamo dire, no? E che è stato poi il filo conduttore di tutto ciò che poi lui ha compiuto durante gli anni. Quindi si è reso uno di noi, si è immerso nella quotidianità della gente. Non, da quel momento in poi non abbiamo più visto un Papa distante, lontano, ma un Papa tra di noi. E credo che non a caso poi il Papa nei primi tre messaggi per la Giornata Mondiale della Comunicazione usa in tutti e tre i titoli una parola, incontro. Il Papa Francesco è un Papa dell'incontro. Nel primo, per esempio, il titolo è Comunicazione al servizio di un'autentica cultura dell'incontro. Nel secondo, nel 2015, Comunicare la famiglia, ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore. Quindi ancora affiora questa parola, incontro. Anche nel 2016, Comunicazione e misericordia, un incontro fecondo. Credo che non sia, come dire, una sorta di ripetizione, ma credo che sia stato un po' anche proprio un voler dare davvero quello che è lo stile identificativo della comunicazione di Papa Francesco. Un Papa che incontra la gente, un Papa che li abbraccia, un Papa che condivide anche il mate quando gli offrono il mate, no? Ecco. Ma un Papa che accetta anche di farsi i selfie, e qui ovviamente i giovani credo che lo sentano molto vicino, no? Un nonno, un amico, uno con cui condividere in quel momento la gioia, no? Di incontrarsi e di immortalare quel momento con un selfie. E quindi è proprio lì, secondo me, che in qualche modo mostra quanto sia attento e vicino alle nuove generazioni. Sì, infatti, come hai ricordato, bene, non è una ripetizione, anche se usa molte volte le stesse terminologie come incontro, come comunione, come relazione, però è un processo, no? Sta cercando di fare, è molto chiaro questo suo processo, che piano piano in ogni messaggio c'è qualche rumore, penso che di qualche via vicino. Comunque dicevo che è un processo progressivo, no? E ogni messaggio vediamo un passo, un nuovo passo in questo cammino che anche aiutaci a vedere come essere comunicatore nella Chiesa, anche per noi Paolini è fondamentale anche, no? Vedere è un stile che dobbiamo anche adottare. Questo messaggio di questo anno specialmente, ci sono tanti punti collegato alla nostra missione, al mondo editoriale, no? Sor Paolo voleva completare? Sì. No, dicevo, quando Giuseppe parlava dei selfie, per me più che il selfie, perché è funzionale a quello che lui vuole, al fatto che il Papa vuole arrivare al cuore, quindi può essere un abbraccio, certo, anche il linguaggio del corpo, anche adattarsi a un selfie, però io sottolineerei di più la sua capacità di arrivare al cuore delle persone, mm-hmm. Con le parole, con quello che dice, ecco, poi se c'è la necessità di un selfie lui lo accetta, ma non lo vedrei, ecco, molto importante, diciamo, lo vedrei funzionale sempre a quello che dicevamo di un contenuto che raggiunge il cuore dell'uomo, anche dei giovani. Perché il Papa si fa capire, il Papa punta dritto, ecco, ha veramente riportato al centro del cristianesimo pagine di Vangelo, e anche in questo tempo che di coronavirus, che non abbiamo potuto avere l'Eucaristia, abbiamo seguito la messa di Papa Francesco, molti di noi hanno detto, ma quello che lui dice si capisce, è un Vangelo che arriva dritto al cuore.
Sì, e anche senza dire nulla, no? Per esempio, quella, la preghiera in piazza San Pietro è stato un segno molto profondo, anche nel silenzio, nel suo camminare da solo. Così, lui usa non solo il linguaggio verbale, no? Il testo, ma usa moltissimo bene anche il linguaggio non verbale, per questo dicevo dei gesti, perché per lui la comunicazione, infatti, è questo. Una forma di creare ponti, no? Esatto. Promuovere gli incontri. Questo è, come Giuseppe ha ricordato bene, già dal suo primo messaggio è stato molto chiaro questo. E magari anche Giuseppe ha anche ricordato dal momento quando lui si è affacciato dopo la sua elezione, il suo modo di chiedere alla gente, dire che era vescovo di Roma e chiedere la benedizione, questo già ha imposto il suo stile comunicativo, no? Questo stile di avvicinanza, perché comunicare è farsi vicino, è essere vicino, no? Io volevo complementare, claro. Mi sembra algunas de las cosas que me estaban viniendo a la mente, porque ustedes decían también un poco de repetir palabras, cultura de encuentro, sinodalidad, alegría, etcétera, que vienen mucho en el vocabulario del Papa Francisco. Algunos de los profesores de la Facultad de Teología, que han compartido obviamente con él, decían, cuando el Papa Francisco repite más de una vez una palabra, significa que esto es importante. Significa que esto es importante y esta es una de las claves por donde él quiere ir. Entonces, no es inocente, digamos, no es así solamente porque sí que él diga las palabras más de una vez. Lo tenemos nosotros carismáticamente a través del Alberione. Jesús, camino, verdad y vida, mente, voluntad, corazón. Así también repitiendo como buen maestro de escuela nos hace entrar a nosotros en esa dinámica. Y otro, que la gente es la cultura de donde nace. Entonces, quizá para muchos de nuestros países, incluso para Italia, Perú, etcétera, es difícil o fue difícil haber concebido que el Papa, que una personalidad tan importante, rompa protocolos, se salga de los protocolos establecidos para hacer algún gesto. Pero cuando uno va y vive en Argentina, por ejemplo, cuando uno va a las parroquias porteñas, a las parroquias de Buenos Aires, se va a encontrar con mucha de esta familiaridad, esta cercanía que tienen, que para algunos nos cuesta en un momento, pero después nos adaptamos a eso, al abrazo, al estar en un lugar sin barreras, etc. Entonces, él también es muy hijo de su cultura porteña, muy hijo de Buenos Aires. Gracias. Ricordando a tutti quelli che ci ascoltano, se potete anche inviare delle domande, no? Adesso entriamo propriamente nel messaggio di questo anno, che il cui titolo è Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria, a partire dell'Esodo, la vita si fa storia. Alcuni hanno inviato saluti, no? Abbiamo già detto qualche nome, c'è qui anche Maria del Carmen, Lella Muolo, Suor Pierenza, Delivia Discepola, Angela, Stefano Estimamiglio, che dice che siete grandi protagonisti, Clarissa De Marcos, che è di Roma, Mario Alcalà, Teresa Cordaro. Non ci sono ancora delle domande, così chiedo se quelli che ci ascoltano potete inviare e scrivere le domande che dopo facciamo ai nostri invitati. Questo messaggio sicuramente, come abbiamo detto già nella stessa linea, molto profondo, molto ricco, e ci sono tantissimi spunti, tantissime parole chiave anche che si può esplorare, no? Comincio solo leggendo la introduzione, che viene già qual è la tematica centrale alcune di queste parole chiave, che dopo chiederei anche a uno degli intervistati, dei nostri invitati, a qual è la parola principale, secondo lui, in questo messaggio, prima di fare dopo una lettura più paolina, no? Il messaggio comincia così. Desidero dedicare il messaggio di quest'anno al tema della narrazione.
perché credo che per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle buone storie. Storie che edifichino, non che distruggano. Storie che aiutano a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. Nella confusione delle voci, dei messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di una narrazione umana che ci parli di noi e del bello che ci abita. Una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza, che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo, che riveli l'intreccio dei fili con i quali siamo collegati gli uni agli altri. In questa piccola introduzione già ci sono già diverse parole fondamentali: la narrazione, la bellezza, la tenerezza, la narrazione umana, le belle storie, raccontare le belle storie, anche questo collegamento tra le persone. E vediamo anche quello che parlavamo, no? di che è un processo, è una continuità. Qui si vede anche la continuità degli altri messaggi, no? Quando si parla della rete, tessere una rete di persone e non di fili, che è il messaggio di tre anni fa, mi sembra, la comunità umana di due anni fa, dell'anno scorso, quando parla di raccontare messaggi. Che succedió? Si rompió el hilo del. Abbiamo perso il conduttore. Sì. Scusate. Ecco. Eccoti. Sono ritornato. Scusate, mi sembra che è caduta qui la connessione. Però dicevo, era di queste parole, tante parole chiave e anche in continuità dei messaggi anteriori, no? Questa la rete, le comunità, anche quando parla delle belle storie in contrapposizione alle storie cattive. Quando ricordiamo quando lui ha insistito nelle fake news, no? Questa introduzione già ti apre una gamma enorme di concetti, di elementi che possiamo parlare. Chiederei a ognuno di voi qual è la parola o il concetto che ha toccato di più in questo messaggio e perché, no? Perché che questo è fondamentale. E possiamo cominciare con Giuseppe. Comenzamos con José, entonces, Giuseppe. Possiamo cominciare con te. Bene, allora comincio comunque, anche senza il conduttore. No, io ci sono, ritorno, però vi stacco a voi. Ritorno, è ritornato. È ripartito. A me ha colpito molto l'immagine della tessitura. Praticamente, ecco, questa immagine dice tanto, perché comunque parla di questa operazione, no? Il racconto lo paragona ad un vestito, quindi la storia diventa un vestito. E quindi il tessere significa questo condividere la propria storia, le proprie esperienze con gli altri. Questo racconto innanzitutto mostra a se stessi chi è, chi sei, qual è in qualche modo anche la tua storia di vita. E ancora ovviamente condividi, e quindi diceva Papa Francesco, ci rivestiamo, no, di queste storie, di questa, è una veste alla fine la storia, no? Quindi è praticamente questo abito da indossare e allo stesso tempo da far indossare agli altri. Io condivido la mia storia, la indosso io, ma la indossano anche gli altri, la mia storia. Infatti il Papa dice che le storie influenzano, l'ascolto delle storie influenzano e parla, richiama i racconti che si ascoltano da bambini. E è un po', ho pensato, è un po' come condividere il proprio mantello con gli altri, mi è venuta in mente questa immagine, no? E anche un rivestirsi a vicenda, perché io vesto te con il mio racconto, il racconto della mia vita, allo stesso modo tu vesti me del racconto della tua vita, e insieme cresciamo. C'è questo elemento, no, della crescita, del racconto che nutre, del racconto che riveste, avvolge la persona.
Quindi questa, mi è piaciuta molto, no, questa, questo paragone, la storia con un vestito. E, ecco, ma la, se manca la storia, manca il vestito, quindi l'uomo è nudo. E, quindi non ha, in qualche modo possiamo dire che il vestito dà dignità all'uomo all'interno della comunità attraverso il racconto e l'ascolto. Se non c'è il racconto, se non c'è la condivisione, quindi la comunione, non c'è vestito, quindi siamo nudi. E, mi è venuto in mente poi anche il brano della Genesi, no? Quando Adamo ed Eva si riscoprono nudi. E pensavo, possiamo avere dei vestiti buoni, possiamo avere dei vestiti che non ci permettono, lacerati, ecco, vestiti lacerati. E quando Papa parla di storie buone, storie cattive che invece distruggono, no? Questa lacerazione, ecco, alla fine che cosa è venuto nella Genesi? L'uomo ha creduto a un racconto cattivo, a un racconto distruttivo, e questo racconto distruttivo non l'ha vestito da figlio di Dio, ma lo ha spogliato. Ecco quindi che l'uomo si è scoperto nudo, quindi privo dell'identità e della dignità di figlio di Dio. Sì, è interessante, mentre parlavo associavo questa questione del vestito con l'identità, no? Perché infatti tessere questo vestito attraverso le nostre azioni, le nostre storie, è una forma anche di come costruiamo, no? E costruire la nostra identità. Nostre identità personali, anche come popolo, come cultura, come nazione, come cattolici magari, no? È interessante questa associazione, è molto profonda, infatti questo, il tessere, il tessuto, è trasversale a tutto il messaggio, no? È un elemento che aiuta a capire tutto il messaggio, perché questo vestito è quello che ci ispira, quello che ci muove, quello che ci anche fa proseguire, vivere anche in modo più vivace, più gioioso, no? Grazie, Jeff. Dopo ritorniamo con qualche altro elemento. Andiamo più lontano e facciamo un po' in spagnolo adesso con José Miguel. Muchas gracias. A mí la palabra que llamó la atención y que obviamente toca las fibras más íntimas de nosotros, carismáticamente hablando, es la del ser narrador. El ser humano como narrador por excelencia. Toda nuestra historia nosotros mismos la podemos narrar, y en toda esa capacidad de narrar, de ir tejiendo, porque él hace el juego de palabras, tejido, texto, de hacer un texto con nuestra vida, podemos encontrar, no solamente encontrarnos nosotros mismos, sino que encontrar a los demás y encontrar sobre todo Dios en la historia. Y esto es algo muy lindo porque nos remonta también a nuestro pasado carismático, a nuestra herencia carismática con el padre Alberione. ¿Qué es lo que hace en Abundante Vicie, por ejemplo? Es narrar la presencia de Dios, la mano de Dios en su historia. Y así es capaz de ser evangelio viviente para los que recibimos esa herencia. Eso a nivel carismático. Me llama mucho la atención también, yo sé que en Italia obviamente deben, por una historia riquísima de siglos, también debe estar lleno de historias. Nuestros pueblos latinoamericanos también están llenos de mitos, llenos de leyendas, llenos de narrativas que hemos recibido de nuestros antepasados para decirnos tal o cual mensaje, para ayudarnos a comprender la conformación de nuestros pueblos. Cuando uno se mete, por ejemplo, en la historia de la cultura guaraní, encuentro hoy en Paraguay, uno se encuentra con riquezas inmensas y el porqué de muchas de las actitudes y formas de actuar de los paraguayos que hoy en día viven. Por ejemplo, todo eso gracias a esa capacidad de narrar nuestra historia, de escribir, aunque sea de forma oral, todo aquello que nos acontece y hacer una sucesión de hechos. Y cuando uno da marcha atrás, mira hacia atrás, se encuentra realmente con sorpresas. Y entre esas, la presencia de Dios. Lo mismo que le pasa a Alberione,
lo que le pasa a una sociedad, lo que nos puede pasar como iglesia. Así que yo me quedo más que nada con esto, la capacidad narrativa que tenemos nosotros a la hora de comunicarnos y a la hora de querer comunicar evangelio. Sí, per noi è sicuramente es fondamentale, no, per la nostra missione, raccontare delle belle storie. Questo più avanti nel messaggio si tocca, magari entriamo dopo. Sor Paola, qual è l'elemento, il concetto che vede come principale in questo anno? Guarda, tutto il messaggio è molto bello e ha dei passaggi veramente... Ma fin da quando è uscito a gennaio, la cosa che più mi ha colpito è questa espressione fissare nella memoria. E io avrei corretto l'esodo, avrei messo fissare nella memoria per poter raccontare, perché per me credo sia fissare nella memoria sia più del semplice ricordare, perché mi sembra che fissare voglia dire introiettare dentro di sé, imprimere qualcosa che rimane indelebile nel proprio animo, che viene a far parte di te e quindi la puoi raccontare. Infatti, quando ho letto questo messaggio la prima volta, questa espressione ha proprio suscitato in me l'immagine di un mosaico. Ecco, vedo la mia vita come quella di ogni persona come un mosaico in costruzione, un mosaico che è fatto di tante tessere che possono essere colorate, grigie o anche nere, è un mosaico che è fatto di un vissuto di persone, di luoghi, di circostanze, di situazioni, di insegnamenti, è un insieme di esperienze che sono entrate a far parte della mia vita. Sono diventate parte di me, delle mie radici, e hanno contribuito a creare la persona che oggi io sono, ricca di un patrimonio di valori, valori in cui credo, valori ai quali attingo, e perché li ritengo validi, li difendo e li posso raccontare e condividere in molti modi, anche utilizzando i vari linguaggi della comunicazione. Ecco, a me sembra che proprio ciò che compone questo mosaico che unisce una pietruzza all'altra sia la memoria, quel filo che lega di ogni persona il presente al passato e lo rende significativo per tutti. In fondo noi è questa consegna che abbiamo con le iniziative della settimana della comunicazione che abbiamo voluto dare, ecco, un... fare esperienza di un qualcosa che per te è indelebile, cioè la parola di Dio, la relazione con Dio, la relazione con gli altri, io la posso raccontare, ti consegno, ti aiuto a raccontarla. Ecco, per me questo fare memoria è molto pregnante. Sì, sono immagini bellissime che aiutano anche a capire. Sto vedendo qui nei messaggi, nei commenti, che sono anche belle riflessioni, magari... Leggiamo, vediamo se riusciamo a far vedere tutto, perché è interessante anche condividere queste riflessioni che alcuni ci hanno messo qui, no? Mario Alcalá Iranzo, non lo so di quale paese, ma scrive in spagnolo, magari probabilmente di Sud America. De Colombia. De Colombia, ecco. Il messaggio è revestirnos e mirar sempre la capacità umana. Y para la vocación que encierra nuestro carisma, debemos mantener ese hilo conductor que nos sepa estructurar aún más en las historias que influyen en nosotros para así entender lo que somos y valemos. Grazie a Mario per questa condivisione. Dopo c'è una domanda di Stefano, magari facciamo più alla fine. Gali, anche chi ci ascolta, Fratello Galli, no, qui della comunità generalizia, siamo un racconto in divenire. Noi siamo nati, non siamo nati compiuto, infatti questo siamo in costante costruzione, no? Bogus ci fa una domanda, magari lasciamo per dopo. Sandra, suora apostolina, siamo essere narranti. Guido Colombo anche
condivide il vestito comunicativo più sicuro per noi, il più coprente e caldo, è quello che viene intessuto con la parola. E subito entriamo anche in questa dimensione che mi sembra il terzo punto, no, del messaggio, che parla sulla parola, la narrazione. Luana Donghia, penso, scrive: una narrazione storica sarebbe troppo piatta e darebbe una visione troppo superficiale da sola. Va accostata ad una narrazione misterica della storia dell'uomo, così come di Cristo. Così, grazie a tutti questi che hanno condiviso anche i suoi pensieri. Dopo facciamo anche, sono due domande, facciamo dopo. Però vorrei entrare adesso in questa dimensione che è alla metà, o al terzo punto, no? Le storie delle storie. La centralità della Sacra Scrittura, no? Perché lì vediamo il Dio comunicatore, Dio che costantemente cerca l'essere umano e si comunica, no? Anche la creazione, l'atto creativo viene dalla parola, comunicando Dio crea, no? Così la comunicazione è costante, anche la propria Sacra Scrittura qualcuno legge come una sequenza di incontri e di narrazione, no? Così è una sequenza di narrazione, di incontri tra Dio e l'umanità, un po' quello stile comunicativo che parlavamo di Papa Francesco, no? La Bibbia è tutta costruita su questo stile comunicativo, no? Dio che si fa vicino, Dio che viene al nostro incontro, in modo definitivo, dopo, con il Verbo che si incarna, Gesù Cristo, che è il perfetto comunicatore. Però quello che vorrei entrare è anche Alberione ci ha lasciato questa eredità, no? La centralità della parola. E vedevo un po' quello che lui diceva nelle leggete le Sacre Scritture, ma almeno sono due dimensioni fondamentali. E chi vuole dopo commentare, facciamo un giro dopo veloce, no? Questa dimensione del conoscere, leggere, l'insistenza che Alberione aveva, no? Di che noi dobbiamo leggere e studiare costantemente la parola di Dio. Così questa è una prima, riflettere, pregare la parola, questa è una prima dimensione. E la seconda dimensione è la parola, la Sacra Scrittura, è l'elemento centrale del nostro apostolato. Dobbiamo trasmettere la parola, dobbiamo dare la parola al mondo, no? Così c'è questa doppia dimensione della Sacra Scrittura che viene lasciata come eredità carismatica. Come vedete questo? Cosa potete commentare, anche partendo magari di questo terzo punto, no? Che dice la Sacra Scrittura è una storia di storie. Chi vuole cominciare? Magari cominciamo con Suor Paola. No, con Giuseppe. Giuseppe. E intanto le due dimensioni, no, di cui parlavi, quella dell'ascolto, della preghiera e poi anche della dimensione missionaria, sono intrecciate, vanno insieme. E credo che qui sia anche importante dire: va bene il racconto, ma prima del racconto c'è l'ascolto. L'ascolto della parola di Dio, l'ascolto di Dio, no? Perché la parola di Dio genera, dice il Papa nel messaggio, è generativa, e l'essere umano è chiamato a essere generativo, quindi a contribuire a essere generativo insieme a Dio. Quindi è bella questa cosa, no? Cioè, la parola di Dio genera, ha creato tutto, ha creato noi. Anche la nostra parola, nel nostro piccolo, è generativa, contribuisce quindi a costruire e a far vivere l'altro. Quindi dona vita la nostra parola. Quindi c'è una grande responsabilità anche da parte nostra, quella di davvero di porci prima di tutto davvero in ascolto, perché senza l'ascolto della parola di Dio, senza assimilarla, senza renderla la nostra essenza, possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, ma sarà, come dice Papa Francesco, infecondo, cioè senza fecondità. Quindi credo che è importante, no? Che siano entrambi, vanno messi insieme. Racconto, ascolto e racconto. Racconto e ascolto, ossia devono essere intrecciati, non devono mai essere separate queste due dimensioni.
Esatto, è impossibile separare, no? Perché infatti la nostra... Alberoni parlava costantemente di vivere prima e dopo dare al mondo Gesù Maestro, no? C'è questa doppia dimensione che è inseparabile, infatti. Però sì, Don Alberione diceva anche che nessuno può dare quello che non ha. Quindi io credo doppiamente nell'importanza di sicuramente di conoscere e studiare la Bibbia, di leggerla, di ascoltare, come diceva Giuseppe, ma di nutrirsi della Bibbia. Se la parola di Dio diventa vita mia, esperienza, allora io troverò il modo di comunicare, anche forse quando non cito la Bibbia, ma attraverso pubblicazioni, in fondo è anche il lavoro editoriale che noi facciamo, pubblichiamo la Bibbia, pubblichiamo studi biblici, commenti, ma non solo. Quindi, però, l'orizzonte parte sempre dalla Bibbia, ecco, il punto di partenza è sempre accostare la vita dalla Bibbia, il valore dell'uomo, il valore della realtà partendo dalla Bibbia. Io credo che anche le iniziative che noi abbiamo fatto per la settimana della comunicazione, c'è stata la sottolineatura del tema dell'Esodo da parte di un Paolino e una Paolina, per i libristi, ma abbiamo raccontato anche tante storie di vita, storie positive che hanno, come dire, hanno superato storie negative. Abbiamo offerto una rappresentatività di situazioni positive che erano più forti di quelle negative nella realtà personale e sociale. Ecco. Quindi io credo che se noi ci nutriamo, mangiamo la parola, ma la facciamo esperienza, da lì poi nasce tutto il resto, la creatività e tutto il resto. Continua, no? Sì, infatti volevo, per commentare questo aspetto, volevo leggere leggete le Sacre Scritture, parla esattamente questo, no? Un chiamato all'apostolato stampa che non legge, non assimila le divine verità della Bibbia, si mette da se stesso fuori della sua vocazione. Se uno che non legge, non medita, non nutre la sua vocazione, no? E dopo segue. Potrà far sì qualche opera di apostolato, ma non sarà la vita delle anime. Sarà una semplice parata, un qualche cosa d'esteriore e niente più. Questo è il numero 317 del Leggete le Sacre Scritture. E nello stesso libro lui parla moltissimo, né? Sono tre capitoli, ogni capitolo sviluppa la Bibbia è la via, vita dell'apostolato stampa, la Bibbia è la via dell'apostolato stampa e la Bibbia è la verità dell'apostolato stampa. È centrale in Alberione, la Bibbia... leggendo un altro pensiero suo, no? Lui diceva: la Bibbia è il libro che dobbiamo dare, o lo diamo con pellicole, o lo diamo con la stampa, o lo diamo con la voce che sarà la radio, o lo diamo per mezzo del filmine o in altro modo, usando tutti i mezzi che il Signore ci ha fornito. Così è un imperativo per noi, no? Per comunicare la parola, comunicare la Bibbia. Però Sor Paolo toccato un altro punto, e qui magari faccio il collegamento con una domanda di Bogus, perché Sor Paolo diceva, no, che durante questo tempo, la settimana, ha raccontato tante storie belle di persone, di istituzioni magari. Bogus ci chiedeva, no, raccontare belle storie, come è la vostra proposta di leggere in questo contesto la situazione di pandemia? E dopo, se Sor Paolo vuole parlare, però chiedo a José Miguel, perché mi sembra che in Paraguay state facendo un progetto di raccolta di storie, no? Per la pubblicazione online e anche per dopo magari diventare. Racconta un po', rispondendo alla domanda, no? Ovviamente, come è la vostra proposta di leggere in questo contesto la situazione di pandemia? E dopo come magari la società San Paolo, la famiglia Paolina, ha risposto. Claro.
Aquí en Paraguay lo que estamos haciendo por la Jornada Mundial de las Comunicaciones es invitar a todos aquellos que quieran enviarnos sus escritos, sus narraciones cortas sobre cómo han sido la mano de Dios durante este tiempo, su presencia. Ya estamos recibiendo algunos mails con gente que está contando. Aquí la gente atribuye mucho la presencia de María, atribuye mucho también la bendición del Señor para muchas cosas. De hecho, Paraguay es el país con menos cantidad de infectados aquí en Sudamérica. Y eso también dice mucho de la fe de la gente. Entonces, esta es una de las actividades que estamos haciendo. Como vos decías, como familia Paulina, aquí en Paraguay la presencia de familia Paulina es mínima. Solamente estamos paulinos y una comunidad también de paulinas. Nuestro modo de trabajar con ellos ha sido acompañarlos desde los pocos medios con los que contamos, ¿no? De los pocos medios, las paulinas hacen transmisiones en vivo de oración a la Reina de los Apóstoles, acompañamiento a un barrio, a un lugar donde ellas viven con muchos vecinos, ¿no? A tratar de acompañarlos, de sostenerlos con la oración. En nuestro caso, lo que hemos hecho en comunión con la parroquia y la arquidiócesis es en algunos momentos salir en procesión con el Santísimo Sacramento, también para bendecir, y les puedo asegurar que de allí se narran historias bellísimas con tan solo ver el rostro de la gente, ver a la gente rezar, ver a la gente con fe, con sus imágenes, con las gracias, con las lágrimas incluso. Así que para nosotros es como narrar una historia que en primer lugar nos hace bien al corazón a nosotros como paulinos y después también al pueblo. Gracias. Sor Paolo, non so se vuoi rispondere a quello, ma approfitto anche per fare una seconda domanda a Sor Paola. Giuseppe, dopo c'è un'altra domanda, ma Sor Paola, se vuoi riprendere quella anteriore, anche questa mi sembra interessante, no? Di Stefano. Qual è la differenza, vedete, Sor Paola, vedi, tra il narrare al maschile e al femminile? Oh, non me la sono posta. Ovviamente c'è, perché sicuramente abbiamo caratteristiche diverse, ma non sono pronta a rispondere a questa domanda. Ok. Di quello anteriore, in questo tempo di pandemia, qualche altra iniziativa magari che sono state fatte durante la settimana o festival? Beh, noi proprio questa pandemia ha fatto cambiare il programma, perché non so, tutti conoscete un po' la settimana della comunicazione in Italia, è ricca di proposte che si fanno sul territorio, no? Soprattutto con le scuole, con i centri culturali, con le librerie. Quest'anno, ecco, l'emergenza sanitaria, con la chiusura delle librerie, le tante limitazioni e i divieti che sono stati imposti dalla situazione, ha purtroppo costretto tutti a modificare il programma. Allora, come membri della settimana della comunicazione, ci siamo attivati, abbiamo pensato di sfruttare la ricchezza tecnologica offerta dalle varie piattaforme digitali che ci sono a disposizione, per creare dei piccoli video attraverso cui dare la parola a varie persone. L'abbiamo data a rappresentanti istituzionali, a giornalisti, ad autori di paolini e paoline, a docenti, a protagonisti della realtà comunicativa, ma con l'impegno di rimbalzare ognuno dal suo punto di osservazione e dalla sua competenza professionale, di sviscerare e rimbalzare le varie sfaccettature del messaggio del Papa. Quindi, benedetta pandemia, ecco, tra virgolette, che ci ha costretti anche ha aperto altre porte, ha forse velocizzato quello che ognuno di noi magari portava in cuore, di entrare, di fare un piccolo passo più velocemente nella realtà digitale. Ecco, quindi la settimana della comunicazione e anche il relativo festival si stanno svolgendo anche quest'anno, ma con una modalità diversa di organizzare gli eventi.
tutti gli eventi non sono con presenza fisica sul territorio, ma sono tutti online, in streaming, diciamo. Magari dopo puoi lasciare l'indirizzo nei commenti, qui nella nostra pagina, l'indirizzo alla pagina del Festival della Settimana della Comunicazione, però praticamente tutti i video sono anche nella nostra pagina Società San Paolo e famigliaalberione.org, che Giuseppe mi sembra sta aggiornando anche nella nostra pagina. Tutto questo materiale può essere anche visto in questa pagina Società San Paolo, oppure nel sito che dopo Sor Paola può scrivere qui nei commenti. Siamo ovviamente, il tempo vola, no? Già siamo a un'ora di trasmissione, arrivando alla fine. Sarebbe tantissimi elementi anche da toccare, però io voglio una parola anche speciale di Giuseppe, perché mi sembra che la sua storia vocazionale è molto collegata alla tematica di questo anno. Perché quando diciamo il messaggio parla di questo raccontare le proprie storie, raccontare le belle storie, e il comunicare che trasforma anche, no? La storia si fa vita, il messaggio è la vita si fa storia, ma le storie anche si fanno vita. E mi sembra che la tua vocazione è un po' nata o nutrita, è stata nutrita mentre raccontavi una storia, no? Mentre ricercava per narrare una storia, dice qualcosa di chi era questa storia e come è nata la tua vocazione. Ecco, a riprova di quello che diceva Papa Francesco, che la storia è generativa, la storia ha generato la mia vocazione, o meglio, la storia di Don Alberione. E tutto è partito, io sentivo ovviamente di essere chiamato dal Signore, ma non avevo fatto nulla per approfondire. Però il Signore ovviamente agisce Lui e quindi mi ha permesso e mi ha dato l'occasione di collaborare con una casa editrice cattolica che mi ha chiesto di scrivere la biografia di Don Alberione. E quindi tutto è partito leggendo i testi di Don Alberione, la sua vita, e raccontando, perché ovviamente ho elaborato e ho scritto un libro, ho raccontato la storia di Don Alberione. E quello che ovviamente ha generato in me la vocazione sono state le sue parole, i suoi inviti. Molti dicevano che le parole di Don Alberione avevano un grande fascino nei primi paolini, nei primi ragazzi. Lo stesso fascino l'ho sentito anch'io nel leggere i suoi testi e nel immaginare anche com'è stata la vita, come sono stati gli anni preparatori alla missione paolina da parte di Don Alberione. Quindi tutto è nato attraverso la scrittura di questo libro di Don Alberione che sentivo parlare a me. Quindi Don Alberione mi raccontava la sua storia e questa storia ha generato in me la vocazione. Quindi dopo aver scritto questo libro di Don Alberione ho riconosciuto insomma che il Signore mi sono, ecco, una cosa importante, io non ho scoperto qualcosa di nuovo, nel senso che ho sentito dentro di me l'identità paolina. La mia prima reazione è stata, il mio primo pensiero è stato: io sono paolino. E quindi da lì è partita poi la convinzione che il Signore mi chiamava ad essere paolino e quindi a svolgere la missione di comunicare attraverso l'amore di Dio, attraverso la comunicazione, il mondo della comunicazione. E adesso è diventato un narratore, perché editare, infatti, no? La nostra missione come editore è narrare delle storie, contare delle storie, dare voce magari a quelli che non hanno voce o quelli che sono sconosciuti, quelli che non hanno la possibilità di fare conoscere le cose belle che fanno. E questo è un elemento molto importante della nostra missione e mi sembra che il messaggio tocca molto particolarmente a noi paolini in questo aspetto, no? Sarebbe ancora qualche domanda? Ringraziamo a tutti quelli
che ci scrivono, ci sono anche altre riflessioni, ma comunque i messaggi dopo rimangono e potete seguire, continuare a interagire, no? Ricordando che la prossima settimana, abbiamo mercoledì tradizionalmente il nostro incontro paolino, incontri paolini, sarà su una novità per noi, per la prima volta celebriamo la memoria come proprio nostra, la memoria di Paolo VI, San Paolo VI. Il prossimo mercoledì parliamo la relazione tra Paolo VI e Alberione, tra Paolo VI e la famiglia paolina. José Miguel ha già introdotto il tema lì con l'immagine di Paolo VI, che è il suo patrono, mi sembra. Così sarà presente anche nei commenti, no? Magari può aiutarci in questa riflessione. Così, prossimo mercoledì, 27 maggio alle 17, su Paolo VI e la sua relazione con Alberione, con la famiglia paolina, cercheremo di capire chi è questo santo e come la sua relazione con la missione paolina anche. Però prossima settimana, e questo anche comincia adesso, ogni giorno 26, trasmetteremo anche il rosario a partire dalla sottocripta presso il corpo di Alberione. Così la prossima settimana sarà il martedì, però di questo mese in avanti ogni 26 sarà trasmessa in diretta anche trasmesso il rosario a partire dalla sottocripta. Così invitiamo a tutti, dopo ovviamente lasceremo l'invito anche sulla pagina. Quelli che non hanno ancora collegato, non seguono la nostra pagina in Facebook, in YouTube, potete seguire. Prossima settimana então, abbiamo questi due appuntamenti, no? Martedì e mercoledì. Ringraziamo tutti, sono tantissimi messaggi, grazie a quelli che hanno partecipato e hanno qui contribuito anche, una bella riflessione. Non lo so se qualcuno degli invitati vuole fare una parola finale. Il messaggio sicuramente avrebbe tantissimi altri punti, no, che potevamo approfondire. Magari in un minuto ognuno per chiudere questa nostra giornata, questo nostro incontro paolino. Cominciamo con José Miguel. La Biblia, la Sagrada Escritura nos da dos puntos esenciales para nuestra misión como paulinos. En primer lugar, la memoria. No podemos olvidar todas las abundantes riquezas de la gracia de Dios sobre nuestra historia carismática, que eso es la base para todos nosotros. Y segundo, el hombre de la Biblia, Jesús mismo, no habla desde la estratosfera, habla siempre desde la tierra, con los pies puestos en su propia historia. El hombre de la Biblia no se calla nada, habla desde sus sentimientos, desde lo que le acontece. Entonces, como editores paulinos, como misioneros paulinos, ¿no será acaso que cada vez tenemos que hacer nuestro mensaje más encarnado? Para mí son dos claves. Gracias. Gracias, José, y gracias por estar con nosotros, ¿no? Auguri anche nella tua missione. Anche José Miguel dovrebbe venire qui per la preparazione della professione perpetua, che è stata cancellata. Speriamo che faccia in Paraguay e subito faccia anche la professione perpetua. Il 13 di giugno comincio la preparazione a los votos perpetuos aquí. In Paraguay, muy bien. Auguriamo un buon cammino di preparazione. Giuseppe, la cerenza. Sì, allora, pensavo, noi siamo chiamati a essere tessitori, però per essere tessitori di storia dobbiamo prima di tutto essere intessuti nella storia, che è la storia di Dio, no? E quindi entrare davvero in quella storia di grazia che il Signore comunque, in cui il Signore ci coinvolge. E quindi fare un po' come Don Alberione, no? Che nel testo che noi riteniamo identitario per noi, l'abbondante stivizie, narra la duplice grazia, no? La duplice storia, quella comunque del essere della grande misericordia del Signore, delle grandi grazie che il Signore ha concesso nella sua vita, e quella che in qualche modo è il sentirsi
uno strumento, uno strumento della gloria del Signore, insomma, della missione, ecco, della missione che il Signore ci ha assegnato. Bene, grazie, allora. Grazie Giuseppe, anche buona preparazione, no? Sta in attesa dei prossimi passi, professione perpetua, ordinazione, e auguriamo un buon cammino. Sor Paolo, grazie. Ovviamente, i più importanti sono, lasciamo alla fine, no? La persona più importante. Vecchia. No, la donna. La donna è la più importante, così. Prima anche c'è qualche messaggio specifico per Suor Paola di Giuse Ficarra, dopo magari invito a rispondere direttamente nei messaggi, no? C'è un messaggio lungo di ringraziamento anche, potete leggere. Io voglio, mi servo per una parola di chiusura ho sott'occhio quanto ha detto un autore della San Paolo nell'intervista che gli è stata fatta, Salvo Noè. Lui dice: oggi abbiamo bisogno di narrazioni buone, quelle che sanno di pane di casa, dall'odore fragrante, dal sapore che ti entra dentro. Come il pane, così sono le parole che diventano cibo per la nostra mente. Siamo tutti bisognosi di relazioni profonde e di racconti che siano improntati alla speranza e a riportare la fiducia al centro delle nostre vite, perché è di quella che abbiamo bisogno. Fiducia e speranza è quello che noi desideriamo, che ci aspettiamo adesso anche in preparazione alla Pentecoste, ma sono anche fiducia e speranza quello che noi vogliamo comunicare, narrare agli altri come apostoli del Vangelo. Grazie Paola. Qui nei commenti vedo che ci sono suggerimenti anche di parlare degli istituti, di invitare anche qualcuno dei testimoni della prima ora. È nel progetto, l'idea di questi incontri paolini. Siamo alla terza puntata. L'idea è continuare ogni settimana su una tematica diversa e anche invitando persone diverse. Per questo grazie dei suggerimenti. Ognuno che vuoi suggerire tematiche, persone da invitare, potete lasciare nei commenti, che nelle prossime puntate, ogni mercoledì, cercheremo di invitare qualcuno di questi personaggi e anche parlare delle tematiche che sono più vicine alla nostra missione paolina, no? L'idea di questi incontri paolini è trovarci e parlare un po' delle nostre cose, condividere le nostre visioni, opinioni, preoccupazioni anche sulla missione paolina, la vita e la missione paolina. Così grazie a tutti quelli che hanno commentato, specialmente ai nostri invitati. Quelli che ancora non hanno letto il messaggio, ci sono tantissimi punti, devono leggere perché è molto profondo, molto paolino, così per la famiglia paolina è essenziale leggere, meditare e anche diffondere questo messaggio. E auguriamo anche a tutti una buona giornata delle comunicazioni. Nella prossima domenica potete vivere al meglio, anche se ogni realtà sarà un po' diversa, alcuni non possono fare degli eventi, delle celebrazioni, però cercare di vivere al meglio in quello ambiente possibile. Grazie a tutti, grazie Giuseppe, José Miguel e Paola, e ci troviamo nel prossimo mercoledì. Grazie, un saluto a tutti. Ciao.